Muove ancora la classifica il Monte Giorgio. Nel recupero della 22esima giornata, i rossoblù trovano il settimo risultato utile consecutivo, impattando sullo 0-0 tra le mura amiche contro il Trastevere, seconda forza del campionato. I rossoblù di Mengo, orfani dell'infortunato Zerbo, hanno letteralmente dominato la prima parte di gara, dove è mancato solo il gol. Nella ripresa i capitolini hanno alzato la voce, ma un po' forconesi e un po' una mira così così, anche la porta del Monte Giorgio è rimasta inviolata. La partita, seppur priva di gol, ha riservato alcune emozioni degne di nota. Come già detto, il Monte Giorgio è la squadra più pericolosa nei primi 45 minuti. Infatti ne bastano appena 4 per creare la prima occasione da rete, con Marchionni, che riceve palla da Misin. L'attaccante rossoblu è bravo a stopparla e girarsi in un fazzoletto, ma la conclusione è murata. Il match fatica a decolare, i ritmi bassi portano le squadre a commettere alcuni errori banali in fase di impostazione, ma bisogna attendere il 23esimo per segnalare un'altra occasione. Tutto nasce da un appoggio di Marchionni, poi la palla finisce sui piedi di Santoro, che arriva in corsa ma spara alto. Occasione davvero ghiotta per il Monte Giorgio, che flirta con un gol che si fa ancora attendere e mai arriverà. Al 31esimo ci prova Zancocchia con un colpo da Fuzza a beffare Semprini, ma non inquadra la porta. L'ultima palla gol del primo tempo capita sempre al Monte Giorgio, al 37esimo. Grande giocata di Albanesi che si accentra, serve Marchionni, ma ancora una volta viene murato da Loporto che si immola sulla conclusione. Dopo un timido primo tempo, nella ripresa il Trastevere inizia a trovare più coraggio e al nono approfitta di una doppia chance, prima con Macri, con Forconesi bravo che a parare come può, poi sulla ribattuta si fionda Fioretti che spara sopra la traversa. Sbandano i locali che al 13esimo rimediano all'incomprensione tra Bertolo e Forconesi, con quest'ultimo che liscia il pallone e Perini rimedia. Ancora Trastevere avanti, 2 minuti dopo Chinappi a botta sicura trova la risposta di Forconesi, bravo in questa circostanza. Il portiere rossoblu soffia un sospiro di sollievo al 33esimo sul colpo di testa di Macri che, lasciato colpevolmente solo in aria, non trova il palo più lontano. Dopo un'intera ripresa di sofferenza, il Monte Giorgio 3 minuti dopo si ritrova la palla gol per portarsi avanti. Gran passaggio di Misini per Perpepai che per poco non inquadra la porta. I rossoblu ci provano nel finale, ma la benzina residua è poca e allora al triplice fischio si accontentano di un punto che serve per muovere un po' la classifica e fa felice indirettamente la Recanatese che a pochi giorni dallo scontro diretto al vertice si ritrova a +7 sul Trastevere.